Flowers Attack, questo è il nome dell'intervento artistico del nissano Michele Lombardo a San Francesco sulla facciata di un fabbricato che dà proprio sulla piazza che si trova davanti l'entrata del parcheggio. E questo sarà soltanto il primo di una serie di interventi che accenderanno i riflettori sulla bellezza e l'arte in giro per il quartiere, grazie all'iniziativa non soltanto del comitato, ma coinvolgendo anche artisti, operatori economici e artigiani, persone che conoscono e vivono quei luoghi, ma anche cittadini provenienti da altre parti della città. Azioni di rigenerazione urbana che si estenderanno poi ad altre zone. Si comincia con l'opera dell'artista Michele Lombardo, che ha iniziato la propria ricerca e sperimentazione artistica sin da giovanissimo, esprimendosi attraverso la fotografia, il disegno, ma anche gli effetti della luce sui corpi e gli oggetti. Un bagaglio ricco di esperienze, tra cui quella all'interno del Farm Cultural Park di Favara, ed è proprio in quel contesto che nasce l'idea di questo progetto di arte contemporanea che arriva anche a San Francesco. L'arte contemporanea ha un ruolo in questo senso, attraverso dei segnali che hanno tutta una loro grammatica, possono stimolare le occasioni visive, a volte anche tattili, al fruitore. Questo progetto nasce a Farm Cultural Park, nell'ambito di Cantle City, la biennale della Città del Mondo. È un po' in linea con quello che sta accadendo nel quartiere da un po' di tempo, cioè i cittadini stanno riprendendo i luoghi e gli spazi con un loro disegno di rigenerazione urbana. E il lavoro nasce anche da quello che è avvenuto un po' in questi giorni, cioè il coinvolgimento di diverse persone che si sono messe a disposizione al comitato di quartiere, ma che probabilmente interverranno anche in altri luoghi della città, perché c'è proprio un'esigenza, un'urgenza da parte di questo gruppo a voler intervenire positivamente nell'azione di rigenerazione di quello che è la vitalità dei quartieri.